Moro, Mattarella, La Torre, tre uomini, tre politici del Sud che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 provarono a tracciare una linea diversa in Italia prima e in Sicilia poi. Una strada finita per tutti e tre nel sangue, per mano ufficialmente prima delle Brigate Rosse e poi della mafia. Franco La Torre, quando ammazzarono Pio, suo padre, sindacalista e deputato del PC, nelle strade di Palermo, aveva 26 anni ed era uno studente di storia. Sulla vicenda di suo padre ha scritto un libro, Sulle ginocchia, edito da Melampo, per provare a spiegare a chi oggi forse ha dimenticato quella stagione un'eredità perduta e forse mai raccolta. Prima ci fu la vicenda del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, che chiuse la partita a livello nazionale. Il tentativo di Mattarella di riaprire in Sicilia quel percorso determinò la reazione di quel sistema di potere che fece fuori tutta la classe dirigente siciliana. Chi ha la mia età se lo può ricordare, chi è più giovane forse no, ma è bene rammentare che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 in Sicilia furono uccisi tutti, tutti. Il massimo rappresentante dello Stato nell'isola, il prefetto Dalla Chiesa, il capo del governo, Mattarella, il capo dell'opposizione, La Torre, segretari di partito, giornalisti, ufficiali di pubblica sicurezza e dei carabinieri, cioè tutti coloro che erano contro furono eliminati. E quello certo mise un po' di terrore. Una figura importante anche perché ispiratrice diretta dell'istituzione del reato di associazione di stampo mafioso, Dalla Torre, tradotta in legge insieme a Virginio Rognoni e varata dal Parlamento quando ormai il politico siciliano era già morto da qualche mese. Ho ascoltato molto, con molto interesse l'affermazione che quel documento ancora oggi è di estrema attualità. Da una parte questo mi inorgoglisce ovviamente, dall'altro però mi getta nello scoramento, perché in politica un documento di 40 anni non ha motivo di essere ancora attuale se la politica ha saputo aggiornare l'analisi. E il fatto che lo si consideri ancora attuale vuol dire che la politica in questi 40 anni non l'ha considerato quello uno strumento per ulteriormente approfondire e aggiornare gli strumenti di contrasto.